Buongiorno a tutti voi. Per me è un vero piacere, un grande onore essere qui, poter dare un contributo a un evento di così grande interesse che ha suscitato un successo veramente importante. Di questo voglio congratularmi con tutti gli organizzatori, il dottor Allegra, la dottoressa D'Amico, la dottoressa Anna Terminello, che come è suo solito ci ha messo anima e cuore nel far sì che questo evento si realizzasse, e a tutti ovviamente gli organizzatori che hanno contribuito affinché questo evento si realizzasse. E, dunque il centro mi suggeriscono, mi hanno messo al centro. Sicuramente questo ha a che fare con ciò di cui parlerò. Mi è stato chiesto di parlare di una tematica di grande attualità oggigiorno. Posso dire anche in Italia, anche perché all'estero sono almeno 20 anni che questi approcci sono diffusissimi, e questo mi fa moltissimo piacere. E cercherò di spiegare perché si parla così tanto di mindfulness oggigiorno e quali possono essere ovviamente le sue potenzialità in ambito clinico. Io sono un clinico, mi occupo particolare di questo, ma anche in ambito educativo, e questo credo che interessi maggiormente i presenti oggi in sala. Questa immagine può essere interpretata in molti modi, psicanaliticamente parlando, lascio a voi l'immaginazione, ma vorrei introdurre questo mio intervento con un grafico che ci fa capire l'interesse e l'esplosione che c'è stata esponenziale nei confronti del tema mindfulness nel corso degli ultimi 30 anni. Vedete, queste sono le pubblicazioni scientifiche che sono comparse su riviste internazionali dal 1980 al 2010. Vediamo che intorno al 2000 c'è stata una crescita esponenziale, e il trend anche... Io conosco anche i dati comunque del 2011-2012, il trend segue assolutamente questa crescita. Perché? Perché la comunità scientifica si interessa così tanto di questo tema? Cercheremo di capirlo nel corso della presentazione. Per capire che cos'è la mindfulness, mi piace partire da un concetto, il concetto di salute. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce la salute, in una delle sue, l'ultima definizione che ha dato, come uno stato di benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, nel quale la persona nel ciclo di vita riconosce e utilizza le sue abilità, può fronteggiare i normali eventi stressanti della vita, impara a lavorare in modo produttivo e fruttuoso e impara a fornire un contributo alla propria comunità. Vedete, ho sottolineato il concetto spirituale, perché questo concetto era assente nelle prime formulazioni, nelle prime definizioni di salute da parte dell'OMS, è stato introdotto più recentemente. Ed era paradossale che in effetti mancasse, perché se pensiamo che in tutto il mondo miliardi di persone, no, praticano la spiritualità a vari livelli, in particolare attraverso la religione, ma non solo, non possiamo far finta che questo fattore non sia rilevante. E quindi l'integrazione, l'armonia tra questi fattori dà origine a una condizione di salute. È certamente indivisibile dalla salute fisica, ma possiamo dire che anche la salute fisica è indivisibile dalla salute mentale, ed è qualcosa di superiore all'assenza di un disturbo, è qualcosa di più dell'assenza di un semplice disturbo. Io non sto bene solo perché non sto male, c'è bisogno di qualcosa di più. Uno dei fattori fondamentali per creare, costruire, mantenere benessere è certamente l'integrazione tra i due sistemi fondamentali del nostro organismo, la mente e il corpo. Non è certo un concetto nuovo, ne parlava già Spinoza nel 1600 quando diceva
la mente non è separata dal corpo ed è un potente elemento di influenzamento della salute. Ma certamente in tempi più recenti anche i neuroscienziati hanno definito con chiarezza questo aspetto, e anche Antonio Damasio, il noto neuroscienziato portoghese, che dice: non è possibile la separazione delle più elaborate attività della mente dalla struttura e dal funzionamento di un organismo biologico. Esiste una forte connessione tra il corpo, le strutture cerebrali individuali e alcune componenti della mente, come la coscienza, le emozioni, la consapevolezza di sé e la volontà. Questo aspetto non è da considerarsi scontato, perché paradossalmente gli approcci psicoterapeutici, i paradigmi psicoterapeutici della psicoterapia moderna hanno stranamente trascurato questo aspetto, no? Che invece è assolutamente fondamentale per la salute e quindi anche per lenire la sofferenza delle persone che vivono una condizione di disagio. Un altro fattore fondamentale nella creazione del benessere è l'equilibrio, no? L'equilibrio è la chiave vera del benessere. Quando le cose sono in equilibrio, le aree fondamentali della nostra vita, i fattori fondamentali della nostra vita sono in equilibrio, no? Noi viviamo uno stato di benessere. In fondo, quando diciamo sono sereno, no? La serenità corrisponde a che cosa? Se non a una condizione di equilibrio tra alcuni aspetti fondamentali della nostra vita, no? E l'equilibrio riguarda sia l'equilibrio tra gli stati interni, no? I processi cognitivi, gli stati emotivi, gli stati fisici, ma certamente anche l'equilibrio tra noi e il mondo esterno. E anche tra gli eventi che sono cruciali nella nostra vita, no? Quanto cerchiamo tutti i giorni di far sì che no? I nostri impegni lavorativi si concilino con gli impegni familiari, si concilino al tempo stesso col tempo libero e con tutto ciò che riteniamo fondamentale nella nostra vita. E continuamente corriamo nel tentativo disperato di mettere in equilibrio tutto questo con grandi difficoltà, no? E quindi l'equilibrio, come vedono anche in queste immagini, è la chiave del benessere, no? E quindi possiamo partire da qua nel capire che cos'è la mindfulness. Molti dicono: la mindfulness è difficile capirla teoricamente, bisogna capirla in pratica. Allora io cerco sempre, quando posso, di proporre anche dei brevi momenti esperienziali che ci aiutano forse a capire più di mille parole questo concetto. Quindi, se siete d'accordo, io vi inviterei adesso ad un brevissimo esercizio, che non vuole essere dimostrativo ovviamente di tutto quello che viene fatto, ma semplicemente anche un semplice invito a essere qui, a essere presenti in questo momento e non dove la nostra mente sicuramente prima o poi vorrebbe portarci. Quindi proviamo semplicemente ora a metterci comodi nella nostra posizione, sulla vostra sedia, tenendo possibilmente i piedi a contatto col pavimento. E un saluto ovviamente anche a coloro che si trovano in un'altra sala e che purtroppo non posso vedere, che saluto affettuosamente e che spero riescano a seguire anche sì quello che sto dicendo. Quindi ora vi invito prima di tutto a formulare un'intenzione semplice, l'intenzione di essere pienamente qui, in questo luogo, in questo momento. Quindi è l'intenzione, tutto parte dall'intenzione. Ok. Proviamo a lasciare che il corpo allora si sistemi comodamente sulla superficie che ora vi ospita. Se ritenete confortevole potete chiudere gli occhi. E la prima cosa che facciamo è di notare cosa ci comunica il corpo in questo momento. Notiamo qualsiasi sensazione particolare presente nel corpo ora.
limitiamoci semplicemente a descrivere la sensazione, senza dargli un significato, senza giudicarla. Sento questo e lo sento in questa parte del corpo. Questo è ciò che c'è. Il corpo mi dice questo. Allo stesso modo ci chiediamo quale emozione o quali emozioni sono presenti in noi in questo momento, cosa sto provando proprio ora. E nello stesso modo diventiamo consapevoli anche degli eventuali pensieri che stanno comparendo momento per momento nella nostra mente. E riconosciamoli per ciò che sono, questi eventi passeggeri, eventi mentali passeggeri. Noi restiamo comunque radicati nella nostra posizione, sulla nostra sedia, a osservare. E dopo essere diventati consapevoli di questi tre aspetti fondamentali della nostra esperienza, focalizziamo tutta la nostra attenzione ora sul respiro. Semplicemente osservandolo, senza forzarlo in nessun modo. Magari portando l'attenzione sulle sensazioni a livello dell'addome. E facciamo sì che ora il respiro diventi il centro della nostra esperienza. Tutto il resto ruota intorno al respiro, non abbiamo bisogno di altro. E dal respiro ora espandiamo la nostra consapevolezza in modo da includere tutto il corpo. Siamo consapevoli di tutto il nostro corpo come un'unità, un'entità globale e anche dello spazio intorno a noi. E con questa consapevolezza ci apriamo all'esperienza che poi seguirà. Bene, possiamo piano piano riaprire gli occhi. Ora non chiederò ad ognuno di voi cosa avete notato, come faccio normalmente nei gruppi, però sicuramente qualcosa sarà accaduto, qualcosa avrete notato. E questo ci aiuta a capire meglio allora quella che può essere una definizione di mindfulness, che può essere definita come uno stato di coscienza. Quindi la mindfulness, diciamo subito, non è una tecnica, come purtroppo sento dire spesso. È uno stato mentale, uno stato della mente che è caratterizzato da un'attenzione consapevole, quindi un processo attentivo fondamentale che libera da valutazioni, libera da giudizi, porta l'attenzione a qualcosa ma senza giudicarlo, senza caricarlo di significati semantici ed è focalizzata sempre sul presente. Guardate quello che vi indicavo prima, no? Osserviamo cosa c'è nel qui e ora. Verso che cosa? Verso l'esperienza interna e anche verso l'esperienza esterna, ciò che ci comunicano i sensi. E questa attenzione, questa consapevolezza è priva di reazioni, non reagiamo a ciò che notiamo, no? Preveniamo qualsiasi reazione a ciò che notiamo, sia che sia un pensiero, una sensazione, un'emozione. Che cosa significa mindfulness? Mindfulness è un termine inglese ed è la traduzione inglese di un termine, di un concetto nella lingua Sati, che è un'antica lingua indiana, la lingua in cui sono stati scritti tutti i canoni buddisti, quindi gli scritti del Buddha, e il concetto è il concetto Sati. Sati in Pali ha questa connotazione, comprende tre concetti, consapevolezza, attenzione e ricordo. Ricordo in che senso? Non nel senso mnestico del termine, ma nel senso della capacità di ricordare, di ricordarci di ritornare al presente, di stare nel presente e di ritornarci ogni volta, proprio questa idea del,
dell'essere pienamente qui, del tornarci il più possibile. Consapevolezza e attenzione, come sappiamo, sono due funzioni, due processi fondamentali di uno stato di coscienza. E noi possiamo essere consapevoli di qualcosa senza necessariamente portare l'attenzione, ma possiamo però anche dirigere l'attenzione, che quindi è una consapevolezza focalizzata, no? Verso un insieme limitato di esperienze. Quindi è ciò che in fondo avete fatto voi anche nell'esercizio precedente. Mi piace mostrare quello che nella lingua giapponese l'ideogramma che rappresenta il concetto di mindfulness è quello che vedete nella diapositiva. Questo ideogramma è diviso in due parti. La parte superiore significa consapevolezza, mentre la parte inferiore vuol dire sia cuore che mente. Quindi il concetto di mindfulness non è un concetto solo razionale, come spesso si tende un po' a definirlo anche in Occidente, ma mi piace vederlo appunto come un'integrazione felice tra ciò che comunica il corpo e ciò che comunica la mente. È proprio questa integrazione che origina gli effetti della mindfulness. Perché questi concetti, l'attenzione, la memoria e in generale, no, i processi mentali sono importanti? Una delle leggi universali, ciò che accomuna tutti gli esseri senzienti, gli esseri dotati di senso, è che tutti desiderano evitare la sofferenza e tutti sono alla ricerca del benessere, no? E tutti lo facciamo in modi magari diversi, ma alla fine questo è il fine ultimo, no? Anche chi fa del male in realtà cerca il benessere, no? C'è una scrittrice americana che diceva: nessuno fa del male per il male in sé, ma perché quella è la sua idea di felicità, no? E in questo si può ricollegarsi al discorso sul bullismo, no, che faceva prima la collega, no? Per diminuire la sofferenza e incrementare il benessere è necessario addestrare la mente, esattamente come noi addestriamo i muscoli andando in palestra, anche la mente può essere addestrata, esercitata a funzionare in un modo più adattivo. Addestrare la mente implica esercitare un controllo sulla funzione attentiva. L'attenzione è una funzione fondamentale nella vita e nel creare benessere negli individui. Ma addestrare la mente implica anche l'usare la memoria in un modo efficace per coltivare altre due qualità fondamentali del benessere, che sono la saggezza e la compassione, che sono altre qualità connesse con lo stato di mindfulness. Quindi il modo in cui noi utilizziamo le informazioni del passato per gestire al meglio il nostro presente. C'è un detto buddista che dice: quando la mente è agitata, lo è indipendentemente dalle condizioni esterne, così come quando la mente è calma, lo è indipendentemente dalle condizioni esterne. Questo ci fa capire perché in fondo, no, ci sono persone che vivono condizioni molto agiate, no? Quando si dice quella persona ha tutto, no? E cadono in stati depressivi profondissimi, come anche persone che non hanno assolutamente nulla, che vivono in popolazioni in cui vige la disperazione, che però riescono a sorridere in ogni momento, no? Basta pensare alla Thailandia, no? Per vedere questo fenomeno interessante. Perché il problema è quello che accade dentro la mente, non tanto ciò che accade fuori. Esistono due modi fondamentalmente di entrare in contatto con la realtà, due modi di autofocalizzazione. Uno è la modalità concettuale e l'altra è la modalità esperienziale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi prima di tutto riceviamo gli stimoli dal mondo esterno attraverso il nostro sistema sensoriale e quindi attraverso i sensi, attraverso le sensazioni viscerali, quindi le sensazioni propriocettive, e questo è già un dato di realtà assolutamente oggettivo. Questa è la modalità esperienziale, no? Prima vi invitavo a osservare la vostra postura, le sensazioni nel corpo. Quando l'avete notato, quella era la modalità esperienziale, eravate in uno stato, possiamo dire, di mindfulness. Ma noi funzioniamo normalmente molto di più su un altro livello, che è il livello concettuale. Quindi ciò che i nostri sensi recepiscono viene elaborato, no?
in modo concettuale, dando significato, no? Attivando vari tipi di elaborazioni cognitive. Quindi iniziamo ad etichettare, no? Ciò che percepiamo, elaboriamo le informazioni, analizziamo continuamente, esprimiamo giudizi, siamo rivolti continuamente a risolvere obiettivi, a raggiungere obiettivi, pianifichiamo in continuazione, quindi la nostra mente è spessissimo nel futuro, facciamo confronti continui, no? E siamo continuamente a ricordare eventi, esperienze del passato, e in uno stato comunque di autoriflessione continua. Ebbene, tutto questo, se a noi serve, ci serve come esseri umani, anche per tutte le cose che ho appena descritto, quando questa modalità è sovrautilizzata, noi usciamo dalla realtà vera, quella diretta che i nostri sensi ci comunicano. E quando noi non siamo nella realtà, siamo in una condizione di grande vulnerabilità. Essere in condizioni di vulnerabilità significa che siamo esposti a qualsiasi tipo di disagio, no? Anche le patologie psichiatriche più gravi. Quindi riconduce a una modalità più esperienziale, ci permette di avere l'esame di realtà più adeguato possibile e quindi di poter affrontare al meglio le situazioni della vita. Quindi la mindfulness è un modo per ricondurci il più possibile alla modalità esperienziale. Come coltiviamo lo stato di mindfulness? Attraverso quali mezzi? Lo facciamo attraverso una pratica meditativa. La meditazione che cos'è? La meditazione può essere definita in termini più cognitivi come l'autoregolazione intenzionale dell'attenzione momento per momento. Quindi, come vedete, non c'è nulla di religioso ovviamente in questa definizione. È una pratica attentiva fondamentalmente. E il tipo di meditazione che usiamo normalmente negli interventi basati sulla mindfulness è quello che fa riferimento alla meditazione vipassana. Vipassana è un'antica pratica buddista che in sanscrito significa vedere le cose nel modo in cui esse sono. Quindi è una pratica che ci permette di entrare nel miglior rapporto possibile con la realtà, fondamentalmente. O anche visione profonda, perché andiamo oltre all'apparenza concettuale delle cose. La vipassana è anche definita come una forma di autotrasformazione attraverso l'auto-osservazione, che detto semplicemente come dire possiamo cambiare senza fare assolutamente nulla. Ora, meditare è una pratica che va, come sa chi magari di voi medita, va esercitata con continuità, no? Con costanza. E questo non è sempre facile nelle nostre vite piene di impegni e di scadenze, no? A volte dobbiamo trovare dei compromessi, no? Come fa questo protagonista in cui la moglie dice all'amica: i ragazzi sono proprio entusiasti quando Giorgio medita. Ecco, lui ha trovato un compromesso felice tra le sue esigenze e quelle dei figli, no? Quindi impariamo a sviluppare un rapporto differente con i contenuti della mente. E questo è basato su alcuni principi basilari, che forse diamo per scontati, ma scontati non lo sono. Cioè i pensieri, che guidano in qualche modo tutta la nostra esistenza, compaiono spontaneamente, noi non è che li dobbiamo pianificare, e senza invito appunto. E quindi sono degli eventi involontari, esattamente come la saliva non ha bisogno del nostro invito per essere prodotta, e anche il sudore, no? Un altro aspetto fondamentale è che noi non siamo i nostri pensieri. Quindi in questo senso contraddiciamo Cartese quando diceva cogito ergo sum, ma noi non siamo i nostri pensieri. Dobbiamo sviluppare un processo di disidentificazione, perché nel momento in cui io mi identifico con il pensiero, questo dà origine a tutta una serie di effetti che possono veramente creare vere e proprie patologie mentali, no? Il fatto che compare un pensiero non dice praticamente nulla su ciò che io sono realmente, io sono molto di più di ciò che penso. E poi gli stati interni sono per natura innocui, anche se sgradevoli. Questa è una cosa fondamentale. Gli stati interni sono innocui perché se non fossero innocui noi saremmo già estinti come specie, no? Da molti millenni. E invece noi continuamente combattiamo con gli stati interni come se fossero dei nemici. Gli stati interni quali sono? Sono le emozioni,
sono le sensazioni fisiche e sono i pensieri, no? Quei tre elementi su cui vi ho invitato a portare l'attenzione nel breve esercizio di prima. E noi però possiamo, attraverso una pratica, imparare a decentrarci, a disidentificarci dai nostri pensieri e semplicemente imparare a osservarli, quindi creare una distanza con essi. E questo decentramento modifica la relazione con gli stati interni e è dimostrato che allevia la sofferenza. Quindi con la mindfulness noi modifichiamo la relazione con la mente, impariamo a essere presenti con ciò che c'è nel qui e ora, impariamo a descrivere gli stati interni come pensieri, emozioni e sensazioni e riconosciamo anche tutti i tentativi continui e disperati a volte che facciamo per mandare via, per eliminare, per combattere gli stati interni e decidiamo finalmente di rinunciare, perché sono proprio queste reazioni che alimentano gli stati interni. Questo è uno dei principi su cui si basa anche gli interventi di mindfulness. E impariamo ad andare verso l'esperienza e non a evitarla, no? Quindi ci avviciniamo allo stato emotivo, ci avviciniamo al pensiero, ma con una modalità diversa, una modalità che non ci danneggia. Quindi impariamo fondamentalmente a cambiare il rapporto con i contenuti che noi viviamo come minacciosi. Quante volte viviamo le emozioni come delle minacce, come qualcosa che ci può danneggiare, o certi pensieri che giudichiamo come disturbanti, quando invece sono semplici eventi mentali. Possiamo raggiungere ovviamente dei livelli interessanti con questo tipo di pratica, no? Quindi cambiando veramente il rapporto con quello che è considerato normalmente una minaccia, no? Anche con ciò che è molto più minaccioso dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. O con una pratica addirittura più intensiva possiamo addirittura ribaltare il rapporto con i contenuti minacciosi, come fa questo canarino che ha fatto una pratica molto sostenuta ed è riuscito in questo intento, no? Come sappiamo, la pratica di mindfulness deriva appunto, come ho già accennato, dalla tradizione buddista, dalla psicologia buddista, e come diceva lo storico inglese Arnold Toynbee, lui diceva in tempi non sospetti che uno degli eventi più significativi del XX secolo sarebbe stato l'avvento del buddismo in Occidente, e forse questo negli ultimi 30 anni è effettivamente avvenuto. E uno dei più grandi maestri buddisti, che è Khojan Trungpa, diceva: il buddismo arriverà in Occidente come una psicologia. In effetti è così. Ma non perché non lo sia, lo è una psicologia. Lo stesso Gautama il Buddha si definiva in qualche modo uno psicologo, era uno scienziato della mente. La mindfulness è il cuore della psicologia buddista e nasce veramente come un sistema teorico robusto e approfondito in cui è stata studiata la mente nel dettaglio, è stato studiato nel dettaglio tutti i meccanismi della mente che portano al benessere e che portano alla sofferenza. In questo senso è veramente la prima psicologia, e forse anche la più importante, che ha insegnato molto alle psicologie moderne, anche se poche psicologie moderne l'hanno riconosciuto. E la mindfulness è in fondo un modo di essere, quindi praticare la mindfulness significa praticare una tecnica, ma significa entrare in un nuovo modo di essere, un nuovo modo di stare con l'esperienza, e con la pratica può diventare anche uno stile di vita. È chiamata anche la pratica della libertà, no? Da Joseph Goldstein. La libertà da che cosa? La più importante libertà che possiamo sviluppare è quella verso noi stessi, no? Diceva anche Einstein, no? L'individuo è veramente libero quando si libera di se stesso, cioè dei propri condizionamenti, no? È questo che ci rende individui in catene. E mi piace anche riportare una citazione del Dalai Lama, che è abbastanza nota, che ci fa riflettere un po' su quello che è il nostro modo abituale di vivere le nostre esistenze. Lui dice: ciò che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in una tale maniera che non riescono a vivere nel presente e nel futuro. Vivono come se non dovessero mai morire e muoiono come se non avessero mai vissuto. Ci ritroviamo? Sì. Ebbene, negli ultimi 30 anni
negli ultimi 30 anni c'è stato un incredibile numero di ricerche e c'è stato un dialogo veramente molto fertile tra gli scienziati della mente buddista, gli esponenti del buddismo e gli neuroscienziati occidentali, proprio per mettere insieme queste conoscenze e capire come le strumentazioni occidentali potevano misurare quello che i buddisti avevano già compreso da almeno 2500 anni. C'è un detto buddista che dice un po' questo: la cosa su cui una persona riflette di frequente, quella a cui pensa spesso, diventa l'inclinazione della sua mente. No? Qui in questo detto c'è proprio la definizione, no, di come si creano, no, le abitudini mentali, di come si creano veramente addirittura i circuiti cerebrali, no, che poi ci fanno funzionare sempre nello stesso modo e che sono così difficili poi anche da modificare. Quindi se noi continuamente pensiamo a un qualcosa, quella diventa un'abitudine mentale, crea probabilmente delle connessioni interneurali che diventano in qualche modo stabili, ma non immodificabili. Pensiamo al detto, no, famoso, no? Una bugia ripetuta mille volte diventa verità, no? E lo sanno molto bene i politici che usano tutti i giorni questo detto, questa strategia, no? E quindi molti esponenti del buddismo, molti monaci buddisti che avevano al loro attivo migliaia e migliaia di ore di meditazione, qui c'è ad esempio Mathieu Ricard, che è un monaco buddista francese, che aveva all'attivo durante questa ricerca circa 10.000 ore di meditazione, e si sono sottoposte delle ricerche per vedere se il cervello dei meditatori era diverso dal cervello dei non meditatori, no? E sono venute fuori cose interessanti. In queste diapositive c'è Richard Davidson, un eminente ricercatore dell'Università del Wisconsin, che dialoga con il Dalai Lama in uno dei tanti incontri che avvengono ogni anno tra appunto gli scienziati e gli esponenti del buddismo, no? E il Dalai Lama, che è curiosissimo nel vedere questa strana bara, no? Che è una tomografia di emissione di positroni, in cui gli stanno spiegando che lì probabilmente dimostreranno quello che loro hanno già scoperto da molto tempo. E uno degli effetti mostrati da questi studi interessanti è ad esempio il fatto che con la meditazione, una meditazione sostenuta negli anni, porta ad un aumento dello spessore della corteccia cerebrale, no? In particolare in alcune aree del cervello che sono connesse soprattutto con alcune funzioni come l'attenzione, no? La memoria, eccetera. E questo è molto interessante perché può avere anche delle implicazioni importanti di tipo anche neurologico e psichiatrico, per esempio nel rafforzare la resistenza del cervello alle malattie degenerative, no? L'Alzheimer, la demenza, eccetera, no? Ma questo lo vedremo fra qualche anno forse. Però questo è già interessante: meditando io rafforzo la corteccia cerebrale, creo più connessioni neurali e questo ovviamente ha delle possibili effetti importanti. Ma un'altra cosa importante che certamente interessa anche probabilmente la platea qui presente, no? Come la mindfulness permette uno sviluppo di una maggiore regolazione delle emozioni, l'autoregolazione delle emozioni. In particolare perché durante la meditazione, attraverso la meditazione, si verifica un incremento nell'attività di una parte del cervello chiamata corteccia prefrontale mediale e una simultanea decremento dell'attivazione dell'amigdala, che come sappiamo è un'area del cervello collegata fortemente con le emozioni, con l'attivazione delle emozioni. Questa sinergica diminuzione di attività dell'amigdala e l'incremento dell'attività della corteccia prefrontale è associata significativamente a una migliore autoregolazione delle emozioni. Inoltre, un altro effetto che si avviene è che si attiva maggiormente un'altra area del cervello, che è la corteccia cingolata anteriore. Questa attivazione è correlata, per esempio, con una elaborazione più efficace dei ricordi, quello che dicevamo prima, e facilita la risoluzione dei conflitti, è associata a un maggiore autocontrollo degli stati interni e facilita anche la capacità di gestione dei cambiamenti, delle condizioni mutevoli e in generale nella risposta alla sofferenza. Quindi è stato proprio dimostrato attraverso
gli studi di neuroimaging, che qual è l'effetto anche neurofisiologico. Inoltre, la meditazione incrementa l'attivazione della parte anteriore dell'emisfero sinistro. Perché questa cosa è importante? Perché la parte anteriore dell'emisfero sinistro, che vedete appunto qui in rosso, è associata con le emozioni positive, con i comportamenti di approccio, cioè di avvicinamento agli altri, con un'attivazione comportamentale, quindi essere più pronti all'azione, più propositivi, e quest'area è ipoattiva negli stati depressivi. Mentre l'attivazione del lobo frontale destro è associato con le emozioni negative, con i comportamenti di evitamento, con l'inibizione comportamentale, e sappiamo essere iperattiva nella depressione. Questo cosa vuol dire? Che questa attivazione attraverso la meditazione di mindfulness facilita delle risposte più adattive alle situazioni di stress e in qualche modo aiuta anche questo a regolare meglio le emozioni. Ci sono poi tutta una serie di effetti neurologici e psicofisiologici della meditazione. Per esempio, è dimostrato che la meditazione crea una diminuzione significativa del consumo di ossigeno e anche della frequenza respiratoria. Sembra che addirittura 20 minuti di meditazione determinano una riduzione del consumo di ossigeno maggiore di 8 ore di sonno. E in generale questi due indicatori ci indicano che il corpo è meno stressato, no? È meno sollecitato, no? Nel momento in cui creiamo questa riduzione. Inoltre si è visto che aumenta, no? Per esempio, l'ampiezza delle onde cerebrali, come le onde alfa e le onde teta, sono onde cerebrali che sono associate con uno stato di calma e di rilassamento, no? E ricordo una volta che mi hanno messo, durante un convegno come questo, mi hanno messo in testa degli elettrodi per dimostrare proprio concretamente dal vivo questo effetto, e mi hanno chiesto di meditare per qualche minuto, no? E in diretta si vedeva come gli indicatori di queste onde effettivamente aumentavano di ampiezza, queste onde aumentavano di ampiezza, e nel momento in cui uscivo dallo stato queste onde, ma non solo questi indicatori, anche altri indicatori collegati con lo stato di rilassamento. Quindi è una cosa che si può dimostrare empiricamente. Inoltre c'è una maggiore coerenza e sincronizzazione tra i due emisferi cerebrali. Questo è un aspetto fondamentale per creare equilibrio e benessere, no? Che i due emisferi cerebrali comunichino in maniera armoniosa. Poi, vabbè, altre cose importanti: c'è una riduzione della noradrenalina, che come sappiamo è molto attiva in stati di stress, una diminuzione significativa dell'acido lattico, che è maggiore negli stati d'ansia, un aumento della serotonina, che è un neurotrasmettitore associato antidepressivo, con un effetto antidepressivo, un aumento della melatonina, che è associato quindi a una migliore regolazione del sonno, un aumento di un ormone difficile da pronunciare, il deidroepiandrosterone, che agisce sull'umore e sul sistema immunitario, un aumento della dopamina associato con le emozioni positive, e forse la cosa che interessa di più è che i meditatori esperti hanno un'età biologica inferiore all'età cronologica di circa 12 anni. Questo chiaramente è importante perché determina una significativa... Adesso tutti mediteranno. Una diminuzione significativa della spesa sanitaria, tanto che, pensate, negli Stati Uniti alcune compagnie assicurative riducono il premio assicurativo a coloro che hanno una pratica meditativa dimostrata, no? Perché? Perché chiaramente sono meno a rischio dimostrato. Quindi è chiaro che ho suscitato un interesse straordinario con una sola frase. È chiaro che tutto questo non poteva non essere sistematizzato e formalizzato dagli occidentali in interventi terapeutici, no? In modelli terapeutici, quindi in una cosiddetta appunto terapia basata sulla mindfulness. E quindi si sono sviluppati a partire dagli anni '80 dei modelli terapeutici che sono stati applicati inizialmente nelle situazioni di stress, quindi come la MBSR di Jon Kabat-Zinn, che è stato il pioniere di questi interventi, e anche gli interventi oggi fatti in età evolutiva
prendono spunto da questo modello e sono modelli di gruppo, quindi di interventi fatti in gruppo e anche numerosi, durano di solito 8 sedute e si prevedono degli compiti a casa, cioè le persone che partecipano ogni giorno devono praticare almeno 45 minuti di esercizi per coltivare, appunto, per addestrare la mente in questa direzione. Poi dagli anni 2000 in poi si è sviluppato anche il modello MBCT che integra la terapia cognitiva con il programma di MBSR di John Kabat-Zinn. Scusate, quanti di voi sono psicologi qui dentro, per capire un po'? Ah, ok, circa un terzo. Per capire anche se sto dicendo cose scontate o no. E sono gruppi che sono stati utilizzati principalmente con la depressione, ma che adesso si stanno introducendo in tantissimi altri campi, tra cui anche quello evolutivo. Si fanno esercizi che sono sia di tipo formale che informale. Gli esercizi formali sono quelli in cui la persona si prende un tempo, circa 20, 30 minuti, 40 minuti, in una postura particolare, in un luogo silenzioso e pratica. Gli esercizi informali sono tutto ciò che noi facciamo nell'arco della giornata in modo consapevole, cioè applichiamo alla vita reale questa modalità. E questo è molto importante. La meditazione non è soltanto fermarsi, sedersi per quei 15 minuti e poi uscire da quello stato. E portare in tutta la nostra giornata, in tutta la nostra vita, questo modo di sentirsi e modo di essere. Quindi la terapia basata sulla mindfulness aiuta l'individuo a prendere abilità che potenziano la loro capacità di autoregolazione, permettendo loro di gestire lo stress. Questo è un gruppo che io ho condotto a Villa Margherita dove lavoro. Ci insegna un insieme di abilità che ci aiutano a stare in contatto con l'esperienza interna che si attiva momento per momento. Ci insegna a stare il più possibile nel qui e ora, cercando di trarre il massimo dal presente, che ricordiamoci è l'unica dimensione in cui possiamo creare, cambiare qualsiasi cosa. Ma questo ce lo dimentichiamo troppo spesso. Viviamo circa 70-80% della nostra vita a contatto con dimensioni che semplicemente non esistono, cioè il futuro e il passato. Quindi la vita ci scorre davanti. Come diceva John Lennon, la vita è quella cosa che accade mentre siamo intenti in tutt'altri piani, no? Promuove un atteggiamento non giudicante rispetto agli stati interni. Questo è veramente un aspetto fondamentale per imparare ad autoregolarci e ci insegna fondamentalmente a tollerare gli stati interni, anche quelli più disagevoli, evitando le reazioni e aiutandoci a essere con gli stati interni. Ci sono moltissime applicazioni cliniche oggi dimostrate da numerosissimi studi, numerosissime ricerche. Vedete, qui c'è quasi tutto il DSM-4, cioè il manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali. Tra questi c'è anche il disturbo da deficit di attenzione con iperattività, che riguarda ovviamente molti soggetti in età evolutiva, e ovviamente non poteva che essere così, visto che la mindfulness è un addestramento attentivo, no? La buona notizia è che possiamo cominciare a meditare molto precocemente, no? E addirittura molto precocemente. Ma lui, essendo orientale, chiaramente è più facilitato, perché loro ce l'hanno nel sangue, ce l'hanno nel genoma, no? Ma questo ci fa capire che una cosa fondamentale, c'è una citazione di Frederick Douglass che dice: è più facile creare bambini forti che riparare uomini distrutti. E allora è naturale pensare, perché tutto quello che abbiamo detto fino adesso vale ovviamente anche per tutti i soggetti in età evolutiva, no? Cioè tutto ciò che possiamo fare per adulti per mantenere il benessere o per cercare di aiutarli a ritrovarlo, è evidente che lo possiamo, io direi lo dobbiamo fare per soggetti che ancora non hanno raggiunto quella condizione, no? Oltretutto ricordiamoci che noi, come diceva prima la dottoressa, noi non nasciamo bulli, no? È molto bella questa cosa che ha detto.
Ma direi di più, noi nasciamo mindful, no? Noi nasciamo esseri mindful. Se voi guardate un bambino piccolo, è un bambino che è sempre nel presente. E tutto ciò che fa è basato su ciò che i suoi sensi gli comunicano, non su ciò che gli comunica la mente, perché non ha ancora una mente formata, per fortuna, non ha ancora una mente condizionata. Per cui lui si basa sulla realtà, su ciò che lui può vedere. Non ha un passato, è per questo che non sono di solito rancorosi, e non sa cos'è il futuro. Per cui vive nel presente. Poi piano piano, purtroppo, questa qualità noi la perdiamo e succede ovviamente quello che succede. Perché allora fare degli interventi di mindfulness in età evolutiva? Gli studi degli ultimi anni ci mostrano come c'è stato un aumento del disagio psicologico in età evolutiva. Un aumento crescente, un aumento di un disagio che non trova normalmente una risposta efficace. Sembra che state solo il 15% dei bambini, dei soggetti in età evolutiva che vivono uno stato conclamato di disagio psicologico ottengono un aiuto, e spesso non lo ottengono dalle strutture deputate a questo aiuto, ma lo ottengono dalla stessa struttura scolastica. Quindi è chiaro che abbiamo bisogno di sempre più strumenti, no? Di prevenzione e di cura per questo disagio. Sappiamo che gli stati di stress e di ansia in età evolutiva determinano un decremento delle capacità di apprendimento. Sappiamo quanto è fondamentale nei soggetti in crescita sviluppare, aiutarli a sviluppare questa integrazione mente-corpo, che deve avvenire fin da piccoli, non quando ormai siamo esseri formati. No? E capiamo perfettamente quanto è fondamentale sviluppare e potenziare le capacità attentive. Cioè, in questo c'è un paradosso, no? Un po', se vogliamo, nel sistema scolastico, come dice Amy Salzman, che il paradosso dice: sebbene noi chiediamo continuamente agli allievi insistentemente di prestare attenzione, no? Più e più volte al giorno, non viene mai insegnato loro come farlo. E quindi noi ci aspettiamo qualcosa che in realtà nessuno le ha mai insegnato, no? Allora chiediamoci come possiamo insegnare loro questa abilità. E già pensate, lo diceva William James, che è uno dei padri fondatori della psicologia moderna, diceva, pensate questo, no? Alla fine dell'Ottocento, la facoltà di riportare costantemente indietro l'attenzione vagante è la vera radice della saggezza, del carattere e della volontà. Un'educazione che favorisse lo sviluppo di questa facoltà sarebbe l'educazione per eccellenza. Ma è più, in questo è un po' pessimista, dice, ma è più facile definire questo ideale che fornire delle istruzioni pratiche per crearle. Evidentemente non conosceva molto la psicologia buddista quando ha detto questo, perché in realtà già c'erano queste idee, no? Inoltre insegniamo ai soggetti in età evolutiva a coltivare e a promuovere lo sviluppo di qualità umane positive e di tratti che sono evidentemente associati con il benessere, alcuni dei quali li abbiamo appunto accennati prima. Sono ad esempio l'accettazione degli stati interni prima di tutto, il decentramento, questa capacità di osservare gli stati interni e di non esserne travolti, la consapevolezza e la compassione. Insegniamo lo sviluppo di un equilibrio interiore e di sviluppare un'adeguata percezione della realtà, che loro già hanno in qualche modo da piccoli, ma che poi perdono perché la modalità concettuale prende il sopravvento. E insegniamo ovviamente ad autoregolare le emozioni. Inoltre la mindfulness aiuta lo sviluppo delle abilità metacognitive e delle funzioni esecutive, no? E qui capiamo perfettamente quale può essere la rilevanza pratica di tutto questo, no? Per chi come voi lavora in questo ambito. Quindi come dicono Susan Kaiser Greenland e la Tracy Goodman, sono due tra le massime esperte di interventi di mindfulness in età evolutiva, dice l'obiettivo della pratica di mindfulness con i bambini è di sviluppare e rafforzare la loro capacità di prestare attenzione alla propria esperienza interna ed esterna, con curiosità e gentilezza. Attraverso questo processo i bambini sono incoraggiati a diventare gentilmente introspettivi. Gentilmente non è casuale, no? È proprio riguarda un atteggiamento che noi insegniamo, essere gentili con noi stessi. Questo è il primo passo fondamentale. E a guardare più da vicino l'esperienza di vita mentre accade.
Il risultato è che i bambini imparano a vedere oggettivamente i processi interni, pensieri, emozioni, sensazioni, come tendono ad agire e a reagire. Ma vedono anche le interazioni esterne, cioè come interagiscono con gli altri, con i limiti che vengono imposti a loro e come gestiscono il conflitto. E imparano a capire le connessioni fra loro stessi, gli altri e l'ambiente. Capite bene quanto può essere importante. Il monaco buddista, lo Zen Master vietnamita Thich Nhat Hanh, che è stato candidato al Nobel per la pace, dice molto bene quando dice: se vogliamo essere felici dobbiamo innaffiare il seme della consapevolezza che è in noi. La consapevolezza è il seme dell'illuminazione, dell'attenzione, della comprensione, della compassione, della liberazione, della trasformazione e della guarigione. Ma gli interventi di mindfulness sono importanti e utili anche e indicati anche per gli insegnanti. Perché? A un livello personale aiutano chiaramente a sviluppare una maggiore capacità di gestire lo stress, favoriscono lo sviluppo di concentrazione e di consapevolezza, migliorano l'equilibrio emotivo, il benessere generale e in generale anche le relazioni che poi instauriamo in un ambito personale e anche professionale. Ma a livello professionale aiutano certamente a essere più consapevoli e più responsivi dei bisogni degli studenti e a valorizzare quello che è il clima della classe. E inoltre potenzia la capacità di gestire i problemi emotivi degli allievi. Sappiamo benissimo che voi lavorate in questo ambito quanto è difficile a volte gestire queste situazioni. Quali strumenti si utilizzano? E vado a concludere piano piano. Chiaramente la mindfulness non viene proposta come con gli adulti, bisogna evidentemente adeguare gli strumenti a quella che è l'età specifica dei soggetti a cui l'applichiamo. Chiaramente il gioco diventa un veicolo fondamentale che sviluppa attenzione e curiosità, si usano racconti, storie, fiabe, no? Che permettono anche lo sviluppo, la trasmissione metaforica, no? Del messaggio, dell'insegnamento. Si usano a volte giochi di ruoli, delle scenette, no? Si usa l'umorismo, no? Se noi impariamo a far ridere, il messaggio rimane, no? Quindi quando noi ridiamo di qualcosa, quella cosa facilmente ci rimane impressa e stimola in noi la curiosità. Si usano degli oggetti che simboleggiano le qualità che vogliamo sviluppare attraverso la mindfulness. E si usano delle metafore, metafore che principalmente aiutano a sviluppare questo decentramento, no? Quindi ad esempio immagina che i tuoi pensieri siano sopra delle barchette, no? Immagina di essere sopra la sponda di un fiume e di vedere i tuoi pensieri che galleggiano su delle barchette che stanno passando davanti a te, no? Oppure i pensieri come bolle di sapone, eccetera. Oppure si prende un secchio e si pieno di acqua e si muove l'acqua per far capire come funziona la nostra mente quando la mente è agitata, turbolenta, no? Non riusciamo a vedere cosa c'è sotto la superficie, ma quando l'acqua si calma, no? Riusciamo a vedere chiaramente attraverso la superficie. Quindi tutto questo aiuta a capire molto bene un po' questi concetti. E riprendo ancora una volta Thich Nhat Hanh, che con questa citazione fa capire bene l'essenza della mindfulness con i bambini, quando dice: se siamo felici, se siamo in pace, possiamo sbocciare come un fiore e la nostra famiglia, tutta la società, trarranno beneficio dalla nostra pace. Quindi quello che facciamo per i bambini ricordiamo che lo facciamo per il mondo intero. E questo collage di immagini ci aiuta solo a capire quanto questi interventi si stanno diffondendo moltissimo in tutto il mondo e anche in Italia, da diversi anni c'è un grande interesse verso queste applicazioni. In particolare qui a Palermo c'è Anna Terminello che si sta interessando da tempo e sta applicando queste cose. E chiudo questo mio intervento con una buona notizia. Chi ancora di voi è scettico e perplesso sulla possibilità di intraprendere la pratica meditativa, vi posso assicurare con una prova vivente che tutti possono imparare a meditare. Quindi non scoraggiatevi, siate fiduciosi. In questo vi ringrazio molto per la vostra attenzione.